Se stai cercando un modo per preparare dei frullati gustosi, ben bilanciati e ricchi di nutrienti, sei nel posto giusto, perché oggi ti farò vedere come prepararne ben 5 senza spendere troppo e soprattutto senza frullatori costosi. Capisco che è facile ottenere dei frullati dal sapore strano e non gradevole, ma non preoccuparti perché oggi vedrai come realizzarli sempre buonissimi anche grazie ad una guida che abbiamo preparato per te. Io sono Diana e insieme ad Alessio siamo gli autori di Buono e di Stagione e vogliamo essere per te una guida verso un'alimentazione sana, senza glutine, senza latte e soprattutto senza rinunce. Se ci segui su Instagram o Facebook avrai sicuramente visto nelle storie che in questi giorni ci siamo sbizzarriti nella preparazione di frullati e oggi vedrai finalmente le ricette. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al nostro canale e lasciaci anche un mi piace e commenta qui sotto così possiamo ringraziarti personalmente. Ora cominciamo. Il primo frullato che prepariamo è alle carote, mango e curcuma. Un'esplosione di colori e sapori, vi piacerà tantissimo. Per prima cosa prendete un mango ben maturo e tagliatelo a metà fino a toccare il nocciolo con il coltello. Dopodiché ruoteate il mango facendo pressione sul nocciolo in modo che si stacchi dalla polpa. Con un cucchiaio spingete via la polpa dal nocciolo, dopodiché ruoteate nuovamente finché il nocciolo non si staccherà da solo. Ora rimuovete tutta la polpa con un cucchiaio fino a quando la buccia sarà completamente pulita. Ora grattugiate 100 g di carote sui fori più piccoli della grattugia, in questo modo sarà più facile frullarle. Mettete il mango in un contenitore alto e stretto, aggiungete anche le carote grattugiate, 300 ml di latte di soia o di mandorle, un cucchiaino di semi di chia, mezzo cucchiaino di curcuma, un pezzettino di zenzero sbucciato e ora frullate il tutto fino ad ottenere una consistenza cremosa. Ecco qua ragazzi, il nostro frullato è pronto. Avete visto che io ho fatto il frullato con un frullatore a immersione. Esatto ragazzi, se non avete un frullatore, non so, costosissimo, super performante, non dovete stressarvi, state tranquilli, perché io questo, come avete visto, l'ho fatto con un semplice frullatore a immersione e quindi potete farlo tranquillamente anche voi. Allora, adesso cosa facciamo? Assaggiamo, quindi lo mettiamo in un bicchiere, perché io sono curiosissima di sentire questa combinazione tra carota e mango e zenzero. Bello cremoso tra l'altro, visto. E curcuma, guardate che carino. Ma cosa possiamo aggiungere? Magari dei semini di chia o chia in superficie. E direi che è completo così, ragazzi. Adesso vi faccio una domanda, perché io non ho ancora trovato un nome per questo frullato, quindi fatemi sapere secondo voi come dovrei chiamarlo. Ha un retrogusto un po' tropicale, no? Grazie al mango, e anche un po' speziato, perché comunque c'è la curcuma e lo zenzero, quindi usate la vostra creatività e suggeritemi un nome per questo frullato. Nel frattempo io assaggio. Ma è cremosissimo. Il baffi da frullato è un'esplosione di sapori proprio speciale. Esatto. Descrivici un po' questo frullato. Che cosa... Il mango e la carota insieme stanno benissimo. Lo zenzero anche. Lo zenzero dà quel tocco proprio appunto speziato e idem la curcuma. Per me è perfetto. Quindi se volete creare anche voi frullati estivi facili e veloci come questo, ragazzi, secondo me questa ricetta è perfetta. Volevo anche dirvi che più avanti nel video vi dirò come fare per scaricare una guida super speciale che ho preparato per voi su come realizzare dei frullati bilanciati, ok? Vi darò proprio i passi essenziali che potete seguire anche voi in modo da creare le combinazioni giuste, corrette e creare sempre frullati bilanciati e comunque ricchi di sapore ma anche di nutrienti. Ma soprattutto buoni. Esatto. Quindi mi raccomando, non andate via. Il secondo frullato che prepariamo è al cetriolo, avocado e limone. Un trio perfetto, rinfrescante, ideale per questo periodo. Per prima cosa prendete 40 g di spinacino e mettetelo in un contenitore alto e stretto. Dopodiché aggiungete 300 ml di latte di soia o mandorle e frullate il tutto. Poi aggiungete mezzo cetriolo tagliato a pezzetti.
Prendete anche un avocado e aggiungetene soltanto la metà dopo averlo tagliato e rimosso la polpa con un cucchiaio. Mi raccomando, scegliete un avocado abbastanza maturo. Ora aggiungete anche un piccolo mazzetto di prezzemolo fresco, soltanto le foglioline, il succo di mezzo limone, un cucchiaino di semi di lino tritati, ma anche di chia o canapa vanno bene, e un pezzettino di zenzero e frullate il tutto. Allora ragazzi, ecco pronto anche il nostro frullato super green. Ora, se volete, potete aggiungere un dolcificante a piacere. Io preferisco aggiungerlo perché comunque così com'è non è, cioè, molto neutro, ecco, è molto molto delicato. Se volete un tocco dolce in più, potete tranquillamente aggiungere del miele oppure dello sciroppo d'acero. Io qui aggiungo un cucchiaio di miele. Se voi volete omettere il dolcificante, potete tranquillamente farlo. È comunque buono anche senza dolcificarlo, ecco. Però io lo preferisco un po' più dolce. È un frullato un po', diciamo, detox, no? Perché abbiamo tanti ortaggi verdi, e spinaci, cetriolo, avocado. Questo è veramente un frullato estivo, secondo me, perfetto. Tra l'altro ragazzi, guardate quanto è cremoso e vellutato. Tutto questo con un semplice frullatore a immersione. Quindi, se magari avete avuto voglia di fare dei frullati, non so, ma vi siete bloccati davanti al fatto che non avete un frullatore super proprio pro, nessun problema, perché come vedete si può fare tranquillamente anche senza. Allora, assaggiamo, perché io sono curiosissima come sempre. Soprattutto questa combinazione molto molto verde con ortaggi. Ok, come possiamo decorarlo? Magari con delle foglioline di menta? Che ne dite? Così. E magari una fettina di limone, dai, ci sta, un po' di giallo. Così aggiungiamo un po' di colore al nostro frullato. Eccolo pronto, il nostro frullato super verde. Anche qui ragazzi, aiutatemi con i nomi perché io non ho molta fantasia. Quindi come volete chiamarlo, scrivetemi qui sotto. Ora, assaggiamo. Buonissimo. Delicato, vero? Delicato, vellutato, bilanciato sia come consistenza che come sapore, che solitamente è un po' difficile riuscire a calibrare tutti gli ortaggi e ottenere le consistenze giuste, ma soprattutto il gusto, perché aggiungendo gli ortaggi tipo spinaci, ecco, cetriolo, è un po' strano, no? Bere un frullato di ortaggi. Beh, diciamo che è proprio questo quello a cui serve la nostra guida che rilasceremo poi alla fine. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Quindi ragazzi, se volete preparare anche voi frullati estivi come questo, mi raccomando, restate fino alla fine perché la nostra guida vi sarà utilissima. Il nostro terzo frullato è alla banana, cacao e burro di mandorle. Onestamente questo è il mio preferito e sono sicura che diventerà anche il tuo. Prima cosa, prendete 40 g di spinacino e come prima mettetelo nel contenitore. Aggiungete questa volta 250 ml di latte di mandorle o soia e frullate. Ora aggiungete una banana. Più la banana sarà matura e più dolce sarà il vostro frullato. Aggiungete anche un cucchiaino di burro di mandorle, un cucchiaio raso di cacao amaro, un cucchiaino di semi di chia e frullate il tutto fino ad ottenere una consistenza cremosa e vellutata. E anche il nostro terzo frullato è pronto. Ragazzi, non fatevi ingannare dal colore poco invitante, perché comunque c'è il verde degli spinaci che si mescola col cacao, con la banana, ma vi assicuro che il sapore è delizioso, anche perché c'è il cacao e la banana che insieme sono proprio un connubio perfetto da Dio. Ragazzi, secondo me tra l'altro questo è il mio preferito. Lo so, perché, cioè, vabbè, ma dai, a chi non piace il cacao e la banana? Infatti. Dai. E poi vabbè, potete metterci anche della cannella se volete, se vi piace, altrimenti niente, lasciatelo così com'è. Vi assicuro che è spettacolare. Allora, vai, versiamolo. Allora, io lo finirei con una spolverata di cacao, ma leggera, 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 eh.
Proprio così. Particolari direi questi frullati, Diana? Sì, e guarda, mi sono studiata un po' di versioni, di frullati facili e veloci e combinazioni un po' particolari, non il solito frullato banana, latte vegetale e basta. Ma qualcosa di più interessante, così da stuzzicare un po' il nostro palato. Fateci infatti sapere se vi piacciono qui nei commenti. Esatto. Adesso, niente, aggiungo magari qualche semino in superficie e basta. Io direi che così va benissimo, ragazzi. Possiamo tranquillamente assaggiarlo così com'è. Ma voi fatemi sapere nei commenti qui sotto qual è il vostro frullato preferito. Da sempre, qual è la vostra combinazione preferita? Oppure magari qualcuno di voi non li ha mai fatti e non so, state sperimentando adesso? Fatemi sapere qual è la vostra combinazione preferita e soprattutto come li fate voi. Io assaggio. Ma sai che ha un retrogusto di caffè? Ma dai! Mamma mia! Questo non me l'aspettavo proprio! Ma è buonissimo! Madonna, è buonissimo! Sa di banana, cioccolato e un leggero retrogusto di caffè. Non so come sia possibile, però è buonissimo, ecco. Non fatevi intimidire dal fatto che ci sono spinaci qua dentro, perché non sentite né il sapore né la consistenza, ma introducete, diciamo, nella vostra alimentazione una cosa sana e tanti nutrienti. Bravissimo! Io assaggio ancora, dai! Posso? Il nostro quarto frullato è all'ananas, cetriolo e menta, dolce al punto giusto e rinfrescante. Per prima cosa prendete un ananas maturo, utilizzeremo soltanto la metà, quindi tagliate le estremità e poi tagliate anche la buccia. Tagliate l'ananas a metà e poi anche la parte centrale più dura. Ora tagliatelo a pezzi e mettetelo nel contenitore alto e stretto. Aggiungete anche mezzo cetriolo tagliato a pezzi, un pezzettino di zenzero, 200 ml di latte di soia o mandorle, un cucchiaio di yogurt di soia, un cucchiaino di semi di lino tritati, un mazzetto piccolo di menta, solo le foglioline e frullate il tutto. Ci siamo ragazzi anche con il nostro quarto frullato, buonissimo, come avete visto super veloce, si prepara in pochi minuti, pochissimi direi, ed è buonissimo, già dal profumo, l'ananas con il cetriolo, zenzero, menta, buonissimo. Allora, via con l'assaggio. Comunque le dosi per questi frullati sono sempre per circa 2 persone, poi dipende quanto ne bevete, secondo me anche per 3 persone vanno bene. E poi tra l'altro se lo fate potete conservarlo nel frigo per massimo 2 giorni, non di più perché poi non è più buono. Allora, per finire aggiungiamo delle foglioline di menta. Aspetta, aggiungo ancora una fogliolina. Ok, allora, prima di assaggiarlo, come lo chiamiamo? Vediamo un po'. Ma abbiamo... sicuramente l'ananas mi sa di tropicale, non so. È vero, è vero. Poi in estate, non so, c'è... Abbiamo... Aria tropicale, no? Brezza. Brezza, ecco, bravo. Brezza tropicale. Brezza tropicale. Vi piace brezza tropicale? Ditecelo qui sotto, altrimenti suggeriteci altri nomi. Allora, io assaggio questa brezza tropicale. Vai. Vai. Questo è buono. Buono? Ma l'ananas e la menta spiccano proprio un sacco, un sacco. Lo zenzero invece dà proprio quel tocco finale di leggermente speziato. Buonissimo. Assaggio ancora una volta. Buonissimo ragazzi. Ragazzi, ricordatevi che alla fine di questo video vi dirò come scaricare una guida molto pratica su come appunto preparare dei frullati nutrienti e bilanciati, perché voi potete creare tranquillamente altri frullati usando ciò che vi piace, ortaggi, frutta, eccetera, e non soffermarvi soltanto sui nostri 5 esempi di oggi, ok? Quindi mi raccomando, non andate via. Il nostro quinto frullato è al cetriolo, sedano e prezzemolo, delicato e leggero, e se non preferisci i frullati troppo dolci, questo è perfetto per te. Per prima cosa prendete 40 g di spinacino, mettetelo nel contenitore insieme a 250 ml di latte di soia o mandorle e frullate. Aggiungete anche mezzo cetriolo tagliato a pezzi, un gambo di sedano tagliato a pezzi dopo aver rimosso i filamenti. Poi aggiungete anche un piccolo mazzetto di prezzemolo, soltanto le foglioline, un cucchiaino di semi di chia,
3 cucchiaini di semi di zucca, una carota grattugiata finemente e frullate il tutto. Ci siamo ragazzi con il nostro quinto frullato, questo è veramente green in tutti i sensi perché non c'è frutta, non ci sono dolcificanti, c'è solo verdura, ok? Quindi è tutto verde, ovviamente è per diciamo le persone che preferiscono questi tipi di gusti perché comunque appunto non è dolce, ve lo dico già, quindi se volete provarlo fatelo pure, e a me non dispiace onestamente, ovviamente se siete abituati a sapori un po' più dolci insomma fate gli altri 4, questo lasciatelo ai palati un po' più forti, ok? È un frullato detox, sì assolutamente, perché è tutto verde di verdura, quindi ricco di nutrienti, questo senza dubbio. Allora io direi di fare il nostro solito assaggio. Ok, ovviamente il mio è risultato un po' più denso, ma voi se volete potete tranquillamente aggiungere più latte di soia o di mandorle o acqua, quello che utilizzerete. Poi sopra aggiungiamo dei semi di zucca e lo lasciamo proprio così semplice. Eccolo qua! Abbiamo voluto proprio concludere con questo frullato con un pezzo forte, senza zuccheri e senza appunto frutta aggiunta. Assaggiamo? Vai. Vado. A me non dispiace per niente, anzi lo mangerei anche come una zuppa fredda, mi piace molto, in estate poi secondo me è perfetto, provatelo e fatemi sapere. Ragazzi, se volete scaricare la nostra guida sui frullati, su come prepararli buonissimi e bilanciati, vi lascio il link qui sotto in descrizione, cliccate. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di cliccare anche sulla campanella delle notifiche. E inoltre abbiamo preparato per voi una playlist estiva, quindi tutta dedicata a ricette fresche e veloci con pochissima cottura. Cliccate qui per vederla. Vi ricordo che tutte le ricette di oggi potete trovarle scritte sul nostro sito, dove potete trovare anche i nostri libri di ricette. Quindi ragazzi, io per oggi vi saluto e vi aspetto nel prossimo video. Ciao!